Grande vittoria dei ragazzi di Mister Peccati che strapazzano 4-1 il campo basso e ottengono una vittoria preziosa. Per capire la posizione in classifica ci sarà da aspettare il match però di domani tra Casertana e Campobasso. Io vi ricordo che ad oggi l'LND è prima con 4 punti e con una differenza reti di più 3 e poi segue la Casertana a 1 col Campobasso a 0. Vedremo se la Casertana non vince, la LND è sicuramente prima e andrà ad affrontare nella finalissima la prima dell'altro girone. Se invece la Casertana dovesse vincere con più di 3 gol di scarto, allora lì sarebbe la Casertana ad arrivare prima per una migliore differenza reti. Quindi ci sarà da capire come finirà il match di oggi, in realtà per voi, per capire se la LND riuscirà ad approdare nella finalissima. Primo o secondo posto, però il suo l'ha fatto, ha stravinto e quindi grandi meriti ai ragazzi di Peccati che hanno fatto molto bene. Vi ricordo le marcature di Volpi, Manconi, Doppio e Mucciacciaro per la LND, Braccio invece per un Campobasso che in porta schierato Celenta, Vasile, Aitella, Pirozzi in difesa, Nigro, Bolognone, Tamburelli, Braccia, Antenucci a centrocampo con Ferrella e Fazioli lì davanti. LND con questo 4-4-2 che sembra essere l'abito che Mister Peccati ha cucito sul corpo, sulle vesti di questa LND. Bresolini in porta, quindi staffetta con Xhaka. Vedremo chi giocherà la finale, io credo più Xhaka che diciamo fino a questo momento anche nell'altro torneo era il titolare. Marrone, Margheri, Vervece e Pergolini in difesa. Volpi, Doppio, Caputo e Manconi con davanti Cirasella. Delisci, ripeto, ora in attesa dell'altro match, vedremo dove arriverà, però ecco, sarebbe un peccato per differenza reti non poter arrivare al primo posto, però attendiamo e poi commenteremo la finale. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti.